Due anni dall'inizio della pandemia di Covid-19 possiamo certamente dire che la condivisione dei dati scientifici può fare la differenza. Questo è accaduto ad esempio il 10 gennaio 2020, quando il professor Edward Holmes ha condiviso per la prima volta la sequenza completa di un genoma di un coronavirus associato a una malattia respiratoria e isolato da un paziente ricoverato in un ospedale dalla provincia di Hubei. Grazie alla disponibilità di questa sola singola sequenza, già 13 giorni dopo, il 23 gennaio, le autorità sanitarie hanno potuto approvare il primo test diagnostico per la diagnosi della malattia e questo test ad oggi rappresenta ancora lo strumento principe per diagnosticare il Covid-19 ed è stato fondamentale nel contrastare la pandemia. Grazie sempre alla disponibilità di questa sequenza genomica è stato possibile sviluppare anche tutti gli strumenti che attualmente utilizziamo per ricavare la sequenza del genoma del virus da una persona infetta. Durante la pandemia la comunità scientifica è stata in grado di ricostruire e condividere più di 4 milioni di sequenze del virus, cosa che ci ha consentito di studiarne l'evoluzione nel tempo, di identificare e tracciare nuove mutazioni e nuove varianti del virus più pericolose. Grazie a questa esperienza in futuro saremo in grado di sviluppare misure preventive più efficaci e meno invasive, di aggiornare i vaccini se sarà necessario, rendendoli più efficaci con le nuove varianti e anche di monitorare nel tempo in maniera più precisa l'evoluzione della situazione epidemiologica. Per questo motivo, con altri ricercatori e ricercatrici italiane, contribuiscono un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea e supportata dall'infrastruttura di ricerca Elixir, che si chiama Covid-19 Data Portal, e che rappresenta un punto di riferimento per raccogliere linee guida, informazioni, strumenti e servizi per aiutare i ricercatori nella corretta gestione e condivisione dei dati su Covid-19.